Amici di Chicco contro i Cnusa Team, si gioca per l'ultima giornata nella Champions Cup Over 40 22-23. Di fatto è un match che rappresenta poco più di un amichevole, visto che il posizionamento in classifica delle due formazioni non può più cambiare. Il Cnusa vuole quantomeno provare a togliersi di dosso una parte di campionato che definire deludente è dir poco. Luca Chiminelli subito per l'1-0, sorprendendo anche il nostro cronista. Ancora il Cnusa che vola in contropiede. Chiminelli apre per Riccardo Mingoia. Giuseppe Zucca mette il piede mancino laddove non dovrebbe e la palla entra in porta. La formazione padrona di casa prova a reagire qui. Manuel Perra prova ad andarsene a due avversari. Scontro tra titani, quello con Chiminelli. Il pallone che in qualche modo perviene per Gian Pietro Perra, che in due tempi impegna l'estremo difensore Alessandro Franceschini. Qui Sanna, Cnusa che prova a impostare. Nel frattempo, come avrete visto, siamo passati nel secondo tempo. Rischia, gioca col fuoco la compagine di Massimo Mulas, che infatti perde il pallone. Vargiu entra in area, poi è bravissimo Franceschini a murarne la conclusione. Gol sbagliato, gol subito, è un classico. E così da quest'altra parte Luca Lorrai sembra chiudere definitivamente i giochi. Non è così, perché gli amici di Chicco hanno un carattere in questa stagione che definire encomiabile dir poco. Soprattutto hanno tra le loro fila quel demone di Manuel Perra, che qui direttamente da piazzato riduce le distanze. Poi Ottavio Ru direttamente da casa sua per il gol del 2-3. Quindi ancora Manuel Perra, ancora su calcio di punizione, va a realizzare il gol del 3-3. E per il Cnusa Team è decisamente tutto da rifare. Finirà così 3-3 sul campo della futura Sales di Salargio, dopo questo paratone di Antonio Piccioni su Luca Chiminelli. Amici di Chicco che nei quarti di finale affronteranno il Cronos per il Cnusa Spauracchio Munchain Bar.